Nicandro De Luca, tecnico della scuola calcio Olympic di Isernia, dunque proseguono i vostri appuntamenti estivi con questa manifestazione all'interno del torneo dell'Ignazio Silone che si organizza ormai da anni con questo triangolare fair play. Sì, è un'ottima iniziativa avuta dall'organizzazione di questo torneo ed è importante anche per i bambini perché mettersi in mostra sono il futuro, sono loro che un domani giocheranno, calcheranno questi campi, anzi si spera che non calcheranno solo questi campi, calcheranno anche altri. È una manifestazione importante che aiuta loro a mettersi in mostra e consente loro anche di misurarsi con le altre scuole calcio, anche se durante il campionato lo hanno fatto egregiamente, ci siamo scontrati sempre con San Leucio e Fraterna, essendo di Isernia, tutte e tre siamo spesso scontrate. Sì, è stata una bella annata, tanti gli appuntamenti come hai già detto in precedenza e anche fuori regione. Sì, col settore base siamo stati impegnati spesso fuori regione, non ultimo per esempio con la categoria Pulcini a Perugia, siamo stati nel mese di aprile dove siamo giunti decimi in tutta Italia, ma lo stesso anche con gli esordienti, abbiamo partecipato all'ultimo torneo di Presenzano che hanno vinto sia esordienti che Pulcini e poi siamo stati a Termoli, ci siamo divertiti, i ragazzi hanno fatto un movimento, si stanno creando, nulla toglie che come scuola calcio per il prossimo anno abbiamo in serbo qualche bella iniziativa e qualche sorpresa che potrebbe dar luogo ai ragazzi uno sfogo maggiore, soprattutto dopo la categoria degli allievi a seguire. Potrebbero esserci delle belle soddisfazioni. Quindi il progetto va avanti, ci sono delle buone basi anche per quel che riguarda il numero degli iscritti? Sì, è cresciuto, nell'ultimo anno abbiamo avuto un incremento del 32-33% e questo ci fa ben sperare. Contiamo con quello che nei prossimi giorni uscirà di aumentare ancora di più il numero di iscritti, ma soprattutto di creare un progetto per i ragazzi, un futuro per i ragazzi a livello calcistico.